che è tutto allagato, il sottopasso che porta da Via Romana al Teatro Mecenate non esiste più. Quanti centimetri di acqua? Ah, boh. Dica lei. Dopo l'afa e il caldo torrido, una violenta quanto improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio aretino. È stato un pomeriggio di violenti temporali e forti grandinate sia in città che in provincia, soprattutto in Val di Chiana, che hanno provocato non pochi disagi e allagamenti. Tra le zone più colpite, quella di San Zeno, Alberoro, Manciano, Poggio, Ciliegio e Castiglion Fiorentino, dove si è abbattuta anche una violenta grandinata con chicchi grandi come noci. Strada allagata anche nella zona di Ripa dell'Olmo. È una cosa impossibile. Quando ho smontato per disperato mi è arrivato l'acqua fino a qui, sicché qua giù di sotto è una piscina proprio, qua giù è una cosa paurosa. A Rigutino invece un vero e proprio corso d'acqua ha preso il posto della carreggiata. Ad Arezzo si sono allagate strade e sottopassi. La situazione più critica è quella del centro e di Via Romana con garage scantinati allagati. I 60 anni, il problema quando piove è questo. Tutte le volte riunioni sopra riunioni, o destra o sinistra che siano, sono tutte chiacchiere, non fa niente nessuno. E qui c'è problemi con i commercianti che si trovano allagati i negozi. Chi risarcisce tutta questa gente? Nessuno. Sono stati chiusi anche alcuni sottopassi sempre per allagamenti. La polizia locale di Arezzo ha invitato a non utilizzare l'automobile. Presi d'assalto i centralini dei vigili del fuoco, al momento restano ancora da evadere circa 70 interventi. Per far fronte all'emergenza sono in arrivo anche squadre da Prato e Siena con 7 unità e 3 mezzi. Speriamo passi, perché sennò è veramente un casino.